stiamo andando a Udine, hai detto, giusto? Sì. Sì. Hai detto dove? No. In una scuola. In una scuola. E lasciamo i riferimenti dell'ITIS su qua, nella sopra. Storia. Esatto, qui sopra, sotto, non so dove li metterà, dove saranno messi. E oltre a questo, però, prima, ovviamente, siccome sono ragazzi del quarto o quinto anno, se non abbiamo capito male, e c'è anche qualche ragazzo delle medie, faremo anche il nostro speech motivazionale. Quindi racconteremo la nostra storia, solito, eccetera, eccetera. E poi con i nostri collaboratori che vedete faremo anche ovviamente il laboratorio. Salutano tutti, sono tutti contenti. Non c'è nessuno che dice niente, però. Nessuno è contento allora, sempre io sì. Contentissimo. Contentissimo. Fanno finta di essere contenti. E Matti? Anch'io. Anche lui. Allora, io stavo, mentre sto parlando, Mattia, che non è un buon cameraman, mi taglia, quindi ha interrotto il video, quindi adesso dobbiamo riniziare. No, non iniziamo, però possiamo insultarle invece. Quindi se il nostro pubblico vuole dirci che Mattia fa schifo, quindi c'è un sondaggio. C'è il sondaggio. Ditelo così non mi licenziano, altrimenti licenziano me e prendono Mattia. Assolutamente, così almeno sappiamo anche quanti soldi dargli, quindi almeno in base ai vostri voti noi siamo meritocratici, quindi in base alla classifica ponderata noi daremo i soldi a Mattia. Votate State bene, attenti a come rispondete, che qui chi è che ha più bisogno di soldi? Io ho bisogno di soldi, devo comprare un sacco di cose. Qua diventa un discorso spinoso. Noi invece ci vediamo domani, quindi vi lasciamo domani, mi raccomando, seguiteci. Record, ci sono delle cose bellissime domani. Record per Off Passion, ricordiamo 200 partecipanti al laboratorio. Wow. Tutti insieme, in contemporanea. Eccoci arrivati qua all'ITIS Malignani di Udine. Tra poco faremo lo speech motivazionale davanti a 200 ragazzi e poi subiranno il nostro laboratorio di robotica. Poverini, si divertiranno. Punizioni molto corporali, roba medievale. No, ovviamente no, scherzo. Stanno riempiendo adesso la sala e speriamo di accendere la scintilla della passione nel loro cuore, dai. E che tutti portano a casa il loro robot. Sì. Io prima però. Prima il cuore, poi il robot. Il robot per il cuore. Il robot per il prima cuore. Ciao. Non mi sono stupito stamattina quando sono arrivato qui alle 7:20 e ho trovato Valeria e Francesco. Cosa voglio dire? Vi diranno tante cose interessantissime. Farete delle cose interessantissime, per cui io cederò subito la parola alla dottoressa Iannis. Ma soprattutto vi daranno l'esempio, ve l'hanno già dato, ve l'hanno trasmesso. Nulla si ottiene per caso, non necessariamente quello che si ottiene deve essere frutto della noia, si può imparare divertendosi, ma a fondamento di tutto ci deve essere l'impegno. Loro erano qui alle 7:20 e questa testimonianza per me è importantissima. Quindi una semplice storia in realtà. Vi racconteremo niente di più che la storia della nostra vita. E uno dice, che me ne frega della storia della tua vita? Chi sei? Cosa vuoi? Dove vieni? C'è un motivo per cui noi vi raccontiamo la storia della nostra vita, non per autocelebrarci. Era molto difficile, perché praticamente io non ero in grado di farlo in nessun modo. E ci provavo e riuscivo ad andare avanti in 3 ore. Fino a quando arrivano lui. E poi lui sarà il primo che tiene il kit. E poi così via. Thank you.
Anche molto nuovi da provare. Mi piace un sacco. Mi sto toccando tutto, spero che non parta. Però è veramente super figo e questa scuola ha 9.000 metri quadri di laboratori. È una cosa veramente assurda, non considerando la parte del laboratorio informatica, cioè che laboratori non specialistici a cui tutti accedono. Come laboratori specializzati sono a 9.000 metri quadri su 27.000, qualcosa di una struttura veramente immensa. Con 3.000 studenti. E stanno per arrivare anche un sacco. Abbiamo provato anche un altro aereo. Questo è quello delle frecce tricolori. Il G91R, dai, lo dico io perché sennò Vale non se lo ricorda. Quindi un aereo super, super storico, importantissimo per... Però non abbiamo provato tanti laboratori. Eh no, però sì, esatto. Detto questo, i laboratori sono andati benissimo. Robottini, eccoli qua, i nostri flip-flop costruiti. Abbiamo fatto anche un bello speech motivazionale. Un bello speech motivazionale, il servizio che alla fine. La Fra ha fatto una chiusura spettacolare in cui ha cercato di motivarlo in tutti i modi. Esatto, e ribadiamo il record personale perché 200 ragazzi a tempo non l'avevamo ancora fatto. Sì. Quindi aspettiamo il prossimo di record, quindi arriva, aspettiamo i 1.000. Figo! Poi chiudo Baracchio Burattini. No, dai.